Ma che stiamo a Pearl Harbor? Brutta brutta storia. E tu vorresti essere chiamato dottore? Ehi. Dov'è andato? Via. Ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. No, non in ospedale. Alvista. Ci serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Ok. Cercherò di fare del mio meglio. Hai maschere, guanti, certo. Strumenti sterili? Ah, grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Oh mio Dio. Ce la farà. Deve riposare. Ehi, aspetta, piano! Dov'è May? Dicono che non le resta molto tempo. Adesso dove vai? Devo trovare Otto. All'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Falli secche, tigre. Neanche questa. Forse ci siamo. No. Ah! Ah! Non mi prendi. Ah, dottor! No, vabbè, spettacolare, cioè, stato punto pure Mainz dal ragno, come a Peter Parker, d'altronde, cioè, spettacolare. Intanto abbiamo passato due livelli, quindi, olè. Forse posso distruggerla. Che poi, oltretutto, se ci pensate, la frase "falli secchi tigre" è la stessa frase che gli dice sempre Mary Jane al secondo film. Ma no, non mi sto ricordando come si chiama, madonna. Il regista non mi sto ricordando. Comunque, con Tommy Maguire. E poi oltretutto Spider-Man è ovvio che ci ha messo pochissimo per rigenerarsi. Ecco perché in un attimo sta entrando all'azione. Ok, devo proprio cambiare il numero. Sto per lasciare New York. I recenti eventi mi hanno turbata. Il personaggio di Osborn non ti ha disturbato.
evacuato dal salvario. Tornerò in patria per riflettere. Peccato. Mi mancheranno i tuoi squadroni della morte. Gli squadroni della morte restano, purtroppo. Loro non condividono le mie incertezze. E Osborne paga profumatamente, mi dispiace. Era quasi una bella notizia. In effetti, tu e il tuo strano senso dell'umorismo mi mancherete, Spider-Man. Addio. Che donna strana e violenta. Devi portare l'antidoto entro un'ora. Ma se non ci riesci, ti consiglio di venire subito qui. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent. A parte un altro costume che siamo riusciti... Oh mio Dio, che figata. No, questo assolutamente lo devo sbloccare. Assolutamente. Sempre i gettoni sfida. Vabbè, alla fin fine sembra come se... Per questi ultimi vestiti servano più che altro i gettoni sfida. Infatti, guardate. Tutti gli altri gettoni, gettoni simbolo, gettoni zaino, poi mi a morire proprio. Cioè, li ho presi tutti negli zaini. Alla fin fine mi mancano solamente quelli sfida. Cioè, una bellezza. Mi mancheranno da... presbloccare questi ultimi vestiti. Però tutti gli altri sono tutti presbloccati. Ma questa è una bomba. Costume fumetto vintage. Cioè, bellissimo. Troppo bello, veramente. Invece, ho tre punti abilità prima di incominciare la missione. Pax di Bello. Il dottor Octavius era il mio eroe. Ma quella persona non esiste più. Sì, infatti, come abbiamo visto nella scorsa puntata, ormai se n'è andato fuori di testa. Non è più in sé, cioè, è tutta un'altra persona. Inoltre ha aiutato anche Scorpion, tutti gli altri nemici di Spider-Man. Attenzione, questa è la tua ultima occasione per potenziare abilità ed equipaggiamento prima della conclusione della storia. Cioè, questa è l'ultima... Ma vabbè. Il fatto è che... questo è il problema. Come potere del costume, io ho messo onda negativa fino ad ora. Anche perché stavamo con Mr. Negative, Martin Lee, e vabbè. Ora, non lo so, vorrei trovare qualcosa che possa, diciamo così, azzeccare. Se no sì, mettiamo questo, pugno elettrico. Diciamo che uno direbbe, ma che te ne frega, metti un'abilità e buonanotte. Ma non lo so, o trovare un'abilità che potesse azzeccare. Certo, non è che ci azzecca molto, però sapete com'è. Ce l'avevamo fatta, Doc. Ma devo distruggere tutto. Usando un po' di inventiva. Rieccoci a voi, in diretta, mentre il sindaco Osborne è prigioniero sul tetto della Osborne Tower. Ti aspetti che implori? Beh, scordatelo. Il mondo saprà la verità prima di raschiarti via dall'asfalto. Oh! Ah! Confessa quello che hai fatto! Io... non ho... Per tutto questo tempo hai prosperato sulle menzogne! Bugiardo! Ah!
hai rubato la mia azienda! Le mie idee! Ora, la verità. La verità. Va bene. La verità è che tu hai concluso qualcosa solo sotto la mia guida. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me. Sei un fallito, Otto. E lo sarai per sempre! No! Dammi l'antidoto! Otto! Hai sempre aiutato gli altri! Ti prego! Stai ostacolando l'uomo sbagliato! Ma fa come credi! Cioè, vabbè, non ci credo! Troppo molto. Bella la tuta! Cioè, ha fatto! Ah! Aiuto! Ha fatto una tuta apposita per il dottor Otto. Pulsaglia che mi sta facendo pure male. Oh. Ok. Consegnamelo e basta! Oramai Osborne è rovinato! No! Ah-ha. Lui cade sempre in piedi! Deve perdere tutto! Oh, proprio odio a morte, eh. Incredibile. Oh! Cavolo! Becca di questo! Ok, siamo messi male, ok? Vedo che hai un nuovo costume! Eh sì! Non basterà! Conosco i tuoi punti deboli! Cavolo! No, punti deboli! Alla fine non ho concluso un cavolo! No! C'è una perdita di tempo! Oh! Lanciane un altro! Vabbè, come non detto! No, dai! Cavolo, non ho il tempo di farlo! Ma ti vuoi bloccare per la Maiellas? Oh! Rovini solo te stesso! Ah, che cavolo! Oh. Ha perso la pazienza con te. No. Cavolo, m'ha beccato. Ah. Sei già stanco? No, non è che sono stanco, che mannaggia la miseria. Posso continuare tutto il giorno? Io no. Però ti devo dire la verità, non voglio continuare tutto il giorno. No, dove le lanci? Ah! Cavolo! Sei ancora in tempo!
Oh, cavolo, cavolo. No! Porca miseria, no! C'eravamo quasi. Mo ci vorrà l'arte di Michelangelo per farlo. Ehi, vabbè. Sì, aspettate un attimo. Ah, cavolo. Non posso farlo. Oh, non ti incastrare, per favore. No, mi ha colpito comunque. Oh. No, 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 no. Ok. Basta giocare! Ma io non sto giocando, altro che... No, dove me ne devo andare? Ma che stiamo a Pearl Harbor? No, 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 brutta, brutta storia. Non ci capisco più niente, vi giuro. Ok, andiamo adesso. Oh, cavolini. C'è gente che muore! Ci serve l'antidoto, subito! Veloce. Ma solo dopo aver distrutto... E tu vorresti essere chiamato dottore? Dottore. Mi ha colpito anche lui. No, 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 no. Mo tocca a te, caro mio. Potrai fare come vuoi. So perfettamente cosa voglio. Ora togliti di mezzo prima che ti faccia del male. Qua mi stai già facendo del male, eh. Non mi prendi. Oh. Quanto ti ha pagato Osborn per proteggerlo? Non sto proteggendo lui. Io voglio salvare la città. Oh, cavolo. Ok. Riempito di ragnatele. Sì, vabbè, ma dai. Quante colpi ci vogliono questi? Oh, per la Magnellas. Aiuto. Dove stai? Non te vedo. Vabbè, pure io. Ok, adesso. Adesso. Dammi quell'antidoto. E ti giuro che Osborn sarà incriminato. Bugiardo! Proprio come Osborn. Sono solo menzogne. Oh. No. No. Sì, vabbè, ma questo proprio ha deciso di non... ...che voleva aiutare il prossimo! Il debole! Il fallito! Non c'è più! Oh! Vai! Dottore, ti prego, sei lucido! Al contrario! Finalmente riesco a vedere! Non proprio, perché mi stai ammazzando. No, vabbè, dai. Otto! Ogni secondo che perdiamo qualcuno può morire! Esatto! E Osborn dovrà rispondere di ogni vittima! Oh, però... Adotto, che hai rotto? Dove spari? Perché fai tutto questo? Perché finalmente... Tuo turno, un paio di scatoline. Oh, però no, non lo riesco mai a colpire in quel modo. È incredibile, perché lui mi lancia sempre un altro ammasso di pietra e addio. Cerca la... sì. Oh, me lo lancia sempre in questi momenti. È incredibile. Oh, hai rotto. Ok, che hai rotto? Quanti ce ne vogliono? Ok, adesso. Guarda, è quello che dovrei dire io, posso dire la verità. No, che ci è voluto proprio un combattimento lungo. No! Ha rotto i... quello per sparare le ragnatele. E mo? Come ma fa? Sei una vera delusione. Porca. Da
quanto tempo lo sapeva? Lo sapevi? Ti avevo avvisato, Peter. Ma non mi hai dato ascolto. Lo sapevi? Non ti lascerò vincere. È troppo importante per me! Non quanto lo è. Per me! No, vabbè, ma dobbiamo combattere in verticale. Non puoi capire! Tu ignori il dolore che ho patito! Però gli abbiamo staccato una... Niente di là, sono danneggiati. Ma non possiamo! Tu dovresti sostenermi! Già, non abbiamo le ragnatele, quando sono scemo. Ma lui ti sosteneva. Infatti che... Da quando sei diventato così cattivo, No, se non mi avvicino come voglio che vada. Vai. Così. Oh, attenzione. Attacca. Difenditi. No, m'ha preso. Oh. Volevi. Ti prego, pensa all'uomo che eri. Quell'uomo è morto. Non puoi salvarmi, Peter. Allora dovrei salvarti da solo. No, ormai proprio si è capito. Non è più quello che era prima. Cioè, è inutile, non vuole più... Oh, attenzione! Non ci sto capendo niente, sto facendo un triangolo e quadrato. Attenzione! No, no, come ha fatto a colpirmi? Oh. Sta cosa veramente non ho capito. No, non riesco a prenderlo, com'è possibile? Madonna, madonna. E poi come prima sto facendo, Non è che sto facendo diversamente. Comunque si vede che Spider-Man, Peter Parker è proprio disperato per lui che mi sta ammazzando. Oh, si è diventato antipatico, Vieni. Attacca. Ma falla finita. Madonna. Vai, vai. Vai di nuovo. E mo ti becco io. Faccio vedere. Ecco. Come non detto. Che ti faccio vedere? Non mi sta facendo incavolare. Ok. No, dai. Non facciamo come a prima. Che non ci capisco niente. Vorresti colpirmi. Ok. Oh, se ne sono andati gli occhialini. Stanco no! Sono ferito! Otto! Fermo! No, vabbè, l'ha colpito! Se vuoi cambiare il mondo... devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono assolutamente d'accordo! No! 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 Ugh.
Peter. Eri un figlio per me. Dovevo sapere che mi avresti tradito, proprio come tutti gli altri. Tradito? Tradito? Io ti veneravo! Il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai! Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi. Che gli altri capiscano oppure no. No, ti sbagli! Io volevo diventare come te. Ma tu hai rovinato tutto! Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Forse possiamo farlo insieme. Se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Ti prego. Non ero in me. Dicevi che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Ricordi? E poi c'è il rischio che io svegli a qualcuno il tuo segreto. Fa ciò che ritieni giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Peter. Anche quando fa male. Peter, dove vai? Peter! Peter! Si può fare, ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora, forse più. Se lo usiamo subito per qualcuno? Non potremo curare gli altri. Torno tra poco. Guarirà, signora. Ho qui l'antidoto. Togliti la maschera. Voglio guardare in faccia mio nipote. E tu, quando lo da quanto tempo lo sapevi? Cioè, vabbè. Sì, da molto tempo. Temevo ti preoccupassi. Infatti. Ma sono così fiera di te. Anche Ben lo sarebbe. Tutte le persone che hai salvato. Non so cosa fare. Sì, che lo sai. Thank you.
Ah!